mostra di grande provocazione, ma anche nei confronti di Milano stessa, che ha uno sguardo sempre nei confronti del corpo, non di rado pornografico e non erotico. Ed è curioso che la città, appunto, come Milano, che ha una sensibilità estetica così forte, non abbia mai riflettuto fino in fondo sul tema dell'erotismo. Quando io ho realizzato il mio programma di politica culturale a Milano, ho posto due modelli di lavoro. Milano si racconta, il tema delle radici, del racconto, e Milano mondo. Quando dico Milano mondo, dico una cosa molto seria. Dico che io voglio conoscere quei mondi che non conosco, voglio conoscere i miei pregiudizi, voglio conoscere le mie ignoranze, voglio che il mondo dell'altro bussi a casa mia, entri provocandomi e sconcertandomi. Insomma, conoscere le culture dell'altro significa essere in qualche modo sorpresi, stupiti, sconcertati dall'evento dell'altro. La cultura dell'altro è sempre irritante, ma positivamente irritante, perché, ripeto, bussa al mio animo e mi chiede chi sono. È evidente che se ragiono sull'erotismo nell'Ottocento in Giappone, non posso non domandarmi che cosa significa erotismo in Italia, nell'Italia cristiana dell'Ottocento. È evidente che il tema dell'erotismo diventa comparativo nei vizi e nelle virtù, che le amministrazioni pubbliche, che la politica, diciamo così, voglio utilizzare i media e i media tecnologici, la rete è una bella cosa, ma rischia anche di essere l'epoca di una nuova retorica, come dire, di internet e di intranet, quindi una modalità semplicemente per fare consenso e tentare di arrivare direttamente ad fruitori che possono essere vissuti dai politici come elettori. Quello che mi interessa è come usare politicamente la rete, come usare, come dire, la tecnologia nella nostra società, che rimane una società di tradizione. In questo senso tutto può cambiare, perché l'idea di poter far fruire a doppio livello, direttamente e parallelamente, le mostre, la cultura attraverso la rete, significa allargare la base di fruttori della cultura e far crescere maggiori domande, interrogazioni e, perché no, anche inquietudini. Prima è cominciata la comunicazione, poi arrivava l'evento. Oggi finalmente si è ritornati nella logica dell'evento emozionale, diretto, emozionale, ripeto, e poi a seguire si aprono dei percorsi di comunicazione che possono declinarlo in settori immediatamente non percepiti come connettibili. Cioè la mostra poi può diventare oggetto non più di interesse di visitatori di una mostra, ma può collocarsi all'interno di una società dell'impresa, dell'economia, della finanza, della politica. Può essere motivo di dibattito per settori che possono essere tonificati, stimolati da queste provocazioni. Io credo a una città sconfinata, che non è una città infinita. La città sconfinata è una città che cresce oltre i suoi confini, cioè cresce nella consapevolezza di essere città, che significa pensare di avere delle politiche residenziali a favore dell'attrazione di cervelli, di capitali umani che vogliono vivere, vogliono venire ad ibridare, contaminare e vivificare il tessuto urbano. E chi vede che in questo momento non c'è un'altra mostra Shushung in Europa, se Milano la sta facendo, evidentemente sta dicendo a Barcellona, a Madrid o a Londra: noi la facciamo perché secondo noi c'è un problema, secondo noi c'è un tema, altri non lo stanno facendo. Mi sembra una buona base di partenza per distinguerci nell'offerta culturale internazionale.